E noi cerchiamo di, così con questa manifestazione, di premiare le persone semplici che lavorano e che magari nessuno, a cui nessuno dice grazie. Noi vogliamo rendere omaggio alla persona semplice che fa della nostra Toscana un bel giardino, un bel quadro. Onora tutti gli uomini che lavorano con amore. Così è stata svelata al pubblico la statua nello splendido sfondo di Agrisalotto, agriturismo e ristorante nato nella struttura originale di un casale leopoldino settecentesco nel cuore della Val di Chiana, a pochi chilometri da Cortona. Un lavoro semplice che è quello dell'agricoltore deve essere esaltato, deve essere ricordato, perché se vediamo crescere la bella erba, le belle rose e tutti i bei fiori, c'è qualcuno dietro che si è spaccato la schiena, e questo bisogna ricordarselo e dire grazie a queste persone. A realizzare l'opera, voluta dalla Fondazione Monna Lisa Ollus e dalla famiglia Iacomoni, l'artista e scultore aretino Lucio Minigrilli, autore anche della statua della Sputaci e di quella dell'Omino d'Oro, installate entrambe qualche anno fa all'imbocco del sentiero della bonifica della strada di San Zeno. Una persona sopra un trattore ricorda subito nello scenario qui nostro, rurale, della Val di Chiana, appunto chi lavora, chi si dedica all'agricoltura, chi si è sempre dedicato anche alla fine a lavorare per creare il cibo, proprio che è la cosa più importante. Venendo qua proprio prima ho notato tutte queste anche leopoldine che ci sono, molte sono abbandonate, e ripensavo proprio a questa civiltà, a questo periodo in cui erano piene, ci vivevano famiglie intere, tantissime persone, erano nuclei molto, molto grandi, molto importanti, e tutte queste persone lavoravano per fare da mangiare soprattutto. Era una cosa che oggi non ci si pensa forse, perché si trova tutto abbastanza facilmente, però in realtà dietro c'è tanto lavoro. E quest'opera un po' va a ricordare, con un mezzo già meccanico, no? Qui già siamo alla fase successiva dei buoi, però ancora un periodo insomma, molto legato a questa ruralità antica, diciamo, pur se con un mezzo meccanico, e che appunto ricorda qui in questo luogo, in questo posto, ricorda questo grande lavoro che veniva fatto dagli agricoltori.